Gentili amici, intanto grazie. Grazie perché sappiamo che siete in tantissimi a seguirci il pomeriggio durante linea diretta dalle 15 alle 16 su TVR+ e anche soprattutto la notte e le repliche dal mattino dalle 6 alle 7 su TVR+ e dalle 7 alle 8 su TVR Tele Italia 7 Gold. Siete veramente in tanti, siamo estremamente contenti per tutto questo, quindi vi ringraziamo infinitamente. Linea diretta del giovedì, due ospiti, anzi a dire vero sono tre quelli che vi terranno compagnia, perché avremo nella seconda parte del nostro appuntamento una coppia che ci presenta anche così un loro modo di vivere che condivide con voi tramite anche un libro. Parleremo di mente e di emozioni. Adesso invece con noi c'è un affezionato e gradevole, graditissimo ospite, il professor Natali. Ovviamente si parla di andrologia, in modo particolare varicocele. Intanto grazie per essere con noi. Sempre. So che ha già preso appuntamenti fino a maggio. Certamente, fino alla stagione inoltrata mi sopporterete da queste vostre telecamere. Ma è veramente un piacere. Allora, intanto, da dove possiamo iniziare? Ho detto varicocele, sì? Spesso ci sono anche così problemi di comprensione per capire davvero che cos'è. Difatti, è una cosa abbastanza importante da sottolineare, perché bisogna tenere presente che il varicocele, che prima di tutto che cosa è, perché magari a volte se ne sente parlare ma non si sa bene di che cosa si tratta. Praticamente sono delle vene varicose intorno al testicolo e la denominazione scientifica di queste varicosità, di queste varici, di queste vene varicose è varicocele. Quindi siamo nell'ambito di una patologia molto molto frequente, e questo va sottolineato da questi suoi microfoni, perché se lei considera che un uomo su quattro nell'età, diciamo così, adolescenziale, giovanile ed adulta è affetto da varicocele, vuol dire che affligge il varicocele almeno il 25% della popolazione maschile in età, tra virgolette, fertile. Perché qui lo snodo importante che noi dobbiamo sottolineare per i nostri telespettatori. Perché il varicocele è una patologia che può compromettere la fertilità dell'uomo. E quindi è professore, molto importante. La fermo subito, c'è la prima telefonata. Benissimo. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Senta, volevo fare una domandina al professore. Prego. Certo. Senta, professore, volevo sapere, il Caverjet, sì? Avendo un uso, diciamo così, in loco, topico, io sì, volevo sapere se ha effetti collaterali e in che misura, insomma, se ne può fare uso. Certo. Ecco, la domanda è questa. Grazie. Grazie a lei, grazie, le rispondo ovviamente per televisione. Assolutamente, i nostri informatissimi telespettatori. Ma perché abbiamo telespettatori migliori, certo, che sanno cosa scegliere, certo, e scelgono i programmi giusti. Scelgono il prodotto migliore. Esatto, certo, è chiaro. Allora, il nostro telespettatore ci ha fatto una domanda che esula dal contesto dell'argomento di cui stiamo parlando, il varicocele, questo Caverjet. Allora, il Caverjet per i nostri telespettatori è un farmaco che viene che può venire iniettato all'interno dei corpi cavernosi per un problema di disfunzione erettiva. Quindi siamo in un altro ambito. Per rispondere in maniera telegrafica al nostro telespettatore, diciamo che l'utilizzo di questo farmaco ai fini della terapia della disfunzione erettiva è concesso, ma non bisogna abusarne, perché essendo sì topico, come ha detto il nostro telespettatore, però topico fino a un certo punto, perché bisogna fare una piccolissima microiniezione all'interno di corpi cavernosi con un ago da insulina, ovviamente la ripetitività troppo eccessiva della microiniezione può determinare problemi di fibrosi dei corpi cavernosi. Quindi, per rispondere in maniera corretta al nostro telespettatore, possiamo dire che chi fa uso di Caverjet, da questo punto di vista, perché un uroandrologo ha dato l'indicazione all'utilizzo di questo farmaco per la terapia della disfunzione erettiva, diciamo lo può utilizzare al massimo una volta a settimana. Io consiglio sempre ai miei appunto assistiti, anche ai miei assistenti sanno benissimo, che al massimo la somministrazione consigliata del Caverjet mensile è 4 microiniezioni una volta alla settimana. Bene, allora
Allora, torniamo invece a quello che è il tema di questo nostro appuntamento, il varicocele. Abbiamo scoperto, grazie al professore appunto, che è un problema che si sviluppa, diciamo così, si può trovare in età fertile, ma quella che è l'incidenza. Qual è l'incidenza? L'incidenza, come le avevo detto, prima è un uomo su quattro, mi spiego, per cui lei capisce bene che se il 25% degli uomini in età fertile possono essere affetti da questa patologia, non è di poco conto, diciamo. Abbiamo detto che va a incidere sulla fertilità, però bisogna anche dire, a onor del vero, che non tutti i pazienti che hanno un varicocele sono infertili. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il varicocele è sicuramente un fattore di rischio importante per la fertilità, ma non è che sia un fattore che tutti i pazienti che hanno varicocele sono infertili. Certo. Bisogna, da questo punto di vista, fare uno screening, una scrematura, però il concetto importante che deve essere stressato è che siccome il varicocele si può anche in un certo senso autodiagnosticare, e mi spiego meglio che cosa vuol dire questo, le donne, che sono sempre avanti a noi, ricordiamocelo, diciamo, hanno la buona norma di fare la prevenzione per quello che riguarda ad esempio il cancro al seno con l'autopalpazione. Noi uomini invece l'autopalpazione dei testicoli e in genere dei nostri organi genitali non la vediamo tanto di buon occhio. Perché? Non lo so, diciamo, molto probabilmente perché siamo inferiori alle donne, dico io, perché non vedo quale altro motivo ci sia da questo punto di vista. Comunque, al di là della battuta, diciamo, l'autopalpazione del testicolo è fondamentale perché, essendo il testicolo, diciamo, un organo fortunatamente esterno, con la semplice autopalpazione, quando ci si fa la doccia, quando ci si fa il bidet, può dare, diciamo, adito a il riscontro di qualche anomalia a livello della sacca scrotale. E normalmente il varicocele può, su ogni libro di urologia e ogni buono studente di urologia deve sapere che il varicocele sono proprio delle, come dei vermicelli, degli spaghetti, diciamo, che uno può percepire nella sacca scrotale. Ecco, quando uno sente che nella sua sacca scrotale c'è questi aspetti, diciamo, questi cordoncini, questi spaghetti, ecco, non dico che è già fatta la diagnosi di varicocele, però è già un pezzo. Sicuramente è un aspetto che può indirizzare a consultare in prima battuta il proprio medico curante, in seconda battuta lo specialista, per avere eventualmente una diagnosi. Bene, quindi una diagnosi si può fare anche semplicemente, quindi si può scoprire e capire che cosa succede. Facciamo però un passo indietro, perché lei pochi istanti fa ci ha detto appunto del problema che può creare varicocele. Sì. È soltanto la possibilità di essere, di non essere fertili, oppure c'è qualche altra cosa? Giustissimo, perché questa è la domanda che fanno i pazienti, perché dopo che io gli ho spiegato, guardi, il varicocele sono queste vene varicose che, aumentando la temperatura a livello del testicolo, perché essendoci questa stasi di sangue c'è una temperatura più alta a livello del testicolo, ricordiamoci che noi siamo l'uomo è uno dei mammiferi che ha le proprie gonadi, cioè i testicoli, all'esterno. Altri mammiferi hanno le proprie gonadi, il testicolo all'interno. Noi invece l'abbiamo all'esterno perché deve stare ad una temperatura minore rispetto a quella del nostro corpo. E se invece c'è questo ristagno di sangue dai 36 gradi e mezzo al massimo, che dovrebbe essere la temperatura a livello testicolare, si può arrivare anche a 38, 39 o 40 gradi, che è una temperatura sicuramente dannosa per le cellule della spermatogenesi a livello testicolare, cioè per gli spermatozoi. Quindi l'unico problema è quello, diciamo, non ci sono altri rischi di tumori o altre patologie quando uno ha un varicocele, però già il fatto stesso che possa determinare ovviamente dei problemi alla futura fertilità o di quel ragazzo o di quell'adolescente è un aspetto che induce a non sottovalutare questa estrema diffusa patologia. Certo, adesso però la domanda forse che arriva successivamente è quella della terapia. Cosa si può fare? Come si può... Ecco, certo, ecco. Assolutamente sì. Come
ogni buona terapia, perché in medicina, come dico io ai miei studenti, per fare la terapia ci vuole l'indicazione, cioè l'indicazione viene da un'adeguata diagnosi. Prima che cosa ho detto? Ho detto che non tutti i varicoceli devono essere, diciamo così, operati, perché poi l'aspetto essenzialmente terapeutico del varicocele è la risoluzione chirurgica. Quindi facciamo un attimo un passo indietro e diciamo prima di tutto qual è la corretta diagnosi per un varicocele che eventualmente è suscettibile di terapia dal punto di vista chirurgico. Da questo punto di vista, siccome abbiamo detto che il varicocele crea problemi per la fertilità, quali sono gli accertamenti che abbiamo a disposizione per monitorizzare la fertilità di un uomo? Fondamentalmente sono due. Sono lo spermiogramma, che è l'esame del liquido seminale attraverso il quale si ha diciamo così, la conta degli spermatozoi, e questo viene fatto essenzialmente tramite masturbazione, e poi un esame che si chiama Echo Color Doppler testicolare, che ci permette di quantizzare e di vedere il grado del varicocele, perché ovviamente a seconda del grado del varicocele si può avere una indicazione ad un semplice controllo di questa patologia o l'indicazione alla chirurgia vera e propria. Perché questo? Facciamo degli esempi, perché è con gli esempi che da questo punto di vista i nostri telespettatori possono capire. Mettiamo che un ragazzo di 25 anni abbia un varicocele, va dallo specialista, lo specialista lo visita, conferma all'esame obiettivo il varicocele, dà l'indicazione a fare questi due semplici esami che sono lo spermiogramma e l'eco color Doppler testicolare. Bene, se dallo spermiogramma viene fuori che ci sono delle alterazioni nel liquido seminale e l'eco color Doppler testicolare ci dice che c'è, il termine medico è un reflusso a livello del testicolo che ci dà l'indicazione all'eventuale rimozione chirurgica dello stesso, questo paziente viene avviato alla terapia chirurgica. Se invece lo stesso paziente di 20-25 anni fa un esame del liquido seminale, è normale, fa un eco color Doppler testicolare che dice sì che c'è qualche varicosità, però non c'è questo reflusso, uno può anche controllare questo varicocele nel tempo, ovviamente a tempi abbastanza ristretti. Si dice che si fa un follow-up, no? Che si controlla a distanza magari di un anno con i soliti esami, e se magari si vede che c'è un peggioramento sia del liquido seminale che della valutazione dell'eco color Doppler testicolare, allora a quel punto si può intervenire dal punto di vista chirurgico. Da questo punto di vista, l'aspetto chirurgico è un aspetto abbastanza importante, perché ovviamente è una chirurgia, sì, molto tra virgolette semplice, nel senso che viene fatta in day hospital, cioè day hospital vuol dire che il paziente entra la mattina e eventualmente va via la sera, Quindi non è diciamo. invasiva. Assolutamente no, però si tratta sempre di un intervento chirurgico che deve essere fatto in anestesia eventualmente ospinale o generale, per cui è un, diciamo, un aspetto che ha tutti i crismi dell'intervento chirurgico vero e proprio. Certo. In che cosa consiste, per rispondere alla sua domanda, la terapia? Praticamente, essendo queste vene dilatate a livello del testicolo, si fa un po' come per le vene varicose delle gambe, in un certo senso, si fa lo stripping venoso, cioè la legatura di queste vene ectasiche e dilatate, per evitare che questo reflusso ovviamente venoso determini disturbi a livello del testicolo. Quindi è un intervento che dura al massimo un tre quarti d'ora dal punto di vista dell'intervento chirurgico in sé per sé. C'è una convalescenza di almeno una settimana, intesa nel senso di un riposo a letto per una settimana, anche perché ci sono dei punti esterni che poi devono eventualmente
facilmente essere rimossi, e l'incisione viene effettuata a livello inguinale, perché è lì che ci sono poi tutte queste vene dilatate del plesso pampiniforme del testicolo, riuniscono in un'unica vena, o al massimo un due vene, che possono essere da questo punto di vista legate, e la risoluzione chirurgica è pressoché immediata. Quindi insomma, o con la chirurgia oppure con l'aiuto dei farmaci, ma con il varicocele si riesce tranquillamente poi a tornare a una vita normale. Assolutamente, ecco. Sì, l'importante è fare la diagnosi, diciamo, corretta e precoce. Quando io, diciamo così, ormai 40 anni fa mi affacciavo alla urologia, diciamo, il mio maestro diceva che tutti i varicocieli dovevano essere operati. Ora, fortunatamente, in 40 anni da questo punto di vista si è fatto ovviamente dei passi avanti, e questo lo dice il chirurgo, cioè il sottoscritto. Certo. Non tutti i varicocieli devono essere operati, però tutti i varicocieli devono essere presi attentamente in considerazione, proprio per evitare che ci possano essere queste complicanze, soprattutto sulla fertilità, e che uno debba dire: ma se avessi detto o se avessi fatto. Da questo punto di vista bisognerebbe evitare di rammaricarsi, diciamo. E questo spesso purtroppo succede, perché a volte viene preso un pochino sotto gamba, insomma. Ecco, quante persone dicono: sì, magari quando le visito: ah, professore, sì, fra le altre cose ho anche un varicocele, detto così en passant, sì, diciamo, sì. Insomma, ecco, varicocele, siamo perfettamente d'accordo che è una patologia funzionale, innocua, tra virgolette. Ecco, questo è importante, come abbiamo già detto, è innocua. È innocua dal punto di vista della, non è che porta delle sequele per quello che riguarda aspetti, abbiamo detto, tumorali a livello testicolare, no. Ma siccome le gonadi, i testicoli servono a due cose: produrre spermatozoi e produrre testosterone, ma vediamo di salvaguardarle, certo, diciamo, anche perché il nostro Signore ce ne ha date due di gonadi e di testicoli, vediamo un attimo di proteggerli anche quelli da alterazioni funzionali che ne possono in qualche modo alterare il funzionamento. Certo. Lei ha detto 40 anni fa, appunto, quando si è avvicinato, operavano, sì, tutti quanti, ecco. In 40 anni è, sì, radicalmente cambiato anche, diciamo così, l'approccio con i varicocele, anche a livello chirurgico, perché Assolutamente, Sparadei, sì, Hospital. Sì, assolutamente. Come, sì. Cosa succedeva 40 anni Ma, fa? Allora, 40 anni fa, prima di tutto, eravamo molto più ignoranti, perché da questo punto di vista l'ignoranza... diciamo, siete stati dei pionieri voi, sì, di quel, certo, tipo di generazione assolutamente, lì. Assolutamente sì, perché sì, si sapeva che c'era queste vene varicose che potevano creare qualche problema, si figurava che diciamo, si diceva, appunto 40-50 anni fa, si diceva: sì, che vabbè, sono delle vene varicose che possono avere delle, diciamo, possono creare un danno essenzialmente estetico, come se fosse solo un aspetto estetico di varicosità intorno al testicolo, ma nulla più. Ecco, da dire che il varicocele era un danno fondamentalmente estetico, ma se lei va a sfogliare un libro di urologia di 50 anni o di 60 anni fa, trova queste cose, mi spiego, certo, insomma. Ecco, questo direi proprio di no. Quindi, però, da estetica a patologia. Assolutamente. Ecco, quindi, sì, pensate quanto è cambiato in 40 anni, in che 40 poi sembra anni. Chissà quanto, siamo all'inizio degli anni 80, infatti, cioè, infatti. O a fine anni 80, fine insomma. Anni 80, ecco, diciamo. Metà degli anni 80, 70, da estetica ecco, a aspetto patologico funzionale, benigno, siamo perfettamente, certo, d'accordo, però ben diverso è un discorso estetico da un discorso funzionale in questo senso. E anche da questo punto di vista la chirurgia si è sicuramente evoluta, come ha giustamente detto lei, perché sicuramente gli interventi di varicocelectomia, cioè la rimozione del varicocele, di 50-60 anni fa erano sicuramente più grossolani. Oggi invece si procede anche
anche da un punto di vista microchirurgico, cioè con l'uso del microscopio operatore, delle loupe di ingrandimento per magnificare questi vasi ed essere sempre più selettivi a livello di quest'organo e di queste strutture. E quindi anche l'intervento che io pratico, cioè la legatura microchirurgica delle vene del plesso pampiniforme, ecco, è una evoluzione degli ultimi 10 anni, insomma, da questo punto di vista, e siamo sempre working in progress. Ecco, quindi ancora non è finita. Se rivediamo questa registrazione fra una decina d'anni, potremmo sorridere? Che sia medioevo, diciamo. Insomma, assolutamente sì, ma questa è la fortuna della medicina, mi spiego. Decisamente sì. Perché la medicina non si deve mai, mai accontentare, mai. Un medico in qualsiasi settore esso operi non si deve mai, come dico io, sedere sugli allori, ma deve sempre essere disposto, open mind, cioè mente aperta, perché è sempre in evoluzione. Chi si ferma, non dico che è perduto, perché questo è una cosa, però chi si ferma non è, diciamo, in medicina, non è una persona animata da curiosità. Perché certo, in medicina quello che deve essere, che deve, secondo me, la molla per i giovani, meno giovani, deve essere la curiosità e la capacità di mettersi sempre in discussione e di essere sempre, appunto, open mind, come dicevo prima. Visto che lei insegna anche a tanti, certo, tanti ragazzi, qual è il, se ci lo può condividere con noi saremmo, certo, ben lieti, il complimento che un suo ragazzo le ha fatto, anche più recente, oppure che le è rimasto impresso? Assolutamente sì, c'ho un aneddoto che spesso racconto, diciamo. Uno studente, diciamo una decina d'anni fa, al mio esame, appunto, io lo respinsi, diciamo, cosa che succede normalmente, diciamo, nell'ambito dell'iter, chiamiamolo così, didattico di uno studente. Bene, io, questa persona mi ha ricontattato dopo 10 anni, io ovviamente non mi ricordavo assolutamente, certo, di lui. Passano tanti ragazzi, no? Appunto, migliaia, e venne dalla mia segretaria in clinica e disse: posso parlare con il professor Natali? Ci mancherebbe, io ho ovviamente l'orario in cui ricevo gli studenti, eccetera, eccetera. Allora, questo era uno studente un pochino in avanti con gli anni, perché io l'avevo visto 10 anni prima, quindi era un uomo di 34-35 anni, insomma. E disse: buongiorno, eccetera. Disse: professore, lei non si ricorda di me? E dico: no, non dico. Già quando uno ti dice lei non si ricorda, vai, di me, ecco, uno comincia, uno cerca di parare il colpo, si dei brividini alla schiena, no? Come si suol dire. Dico: no, mi dica, allora lei non si ricorda di me? Insomma, mi spiegò che era stato un mio studente e che l'avevo respinto. Dice: quella è stata la lezione più bella che io abbia avuto, perché ho capito perché lei mi aveva respinto, aveva perfettamente ragione. Da allora ho visto la medicina con un'ottica completamente diversa. Era, poi si era laureato, certo, bello, queste sono belle, eccetera, cose, eccetera. Perché, ecco, questo è un aneddoto che racconto anche spesso quando faccio lezione alle lezioni introduttive, no? Anche per rompere un po' il ghiaccio con gli studenti che ti guardano un po' atterriti, diciamo, eccetera, eccetera. Quindi per far capire che, cioè, anche il respingere uno studente, un bocciare uno studente, può avere i suoi risvolti positivi quando la persona capisce perché è stato, certo, bocciato, mi spiego. Decisamente, insomma, sì. E lui ha detto che aveva cambiato il suo modo di vedere la medicina. Sono le piccole, grandi, immense lezioni della vita. Da una sconfitta, in un certo senso, si può rinascere e rivedere tutto da un'altra ottica e poi andare avanti e trovarsi queste belle soddisfazioni. Assolutamente sì. Abbiamo detto quindi del varicocele, speriamo di aver dato proprio anche degli input ai nostri amici telespettatori. Però una cosa le chiederei quasi in conclusione del nostro appuntamento. Ci sono tanti ragazzi che possono seguire il programma nella notte, la replica, sì, la mattina oppure del pomeriggio, che possono trovarsi con questo problema, i più giovani, certo, che possono avere, cioè, può venire il panico, possono avere un attimo di paura. Assolutamente. Può dire, sì, qualcosa affinché possano vivere anche questo momento in modo più tranquillo, perché no, non c'è niente di grave. Assolutamente niente di grave, però il consiglio che posso dare è saper ascoltarsi, diciamo, e, cioè nel senso che se uno nota che Ali, ora si sta parlando di testicoli, ma questo vale in generale. Ok, se uno nota che nel suo corpo c'è qualche cosa che lui trova non giusto, non corretto, qualcosa tra virgolette di strano, prima di tutto non farsi prendere dal panico, diciamo, nello specifico il varicocele, nella maniera più assoluta, però ecco,
seguire le strade canoniche, come dico io. Quindi le strade canoniche quali sono? Il proprio medico di base, che è il primo, la prima frontiera con cui bisogna prendere contatto. Senza timore. Senza nessun tipo di timore, anche con la, diciamo, col rischio di sentirsi dire, come si dice a Firenze, non ti preoccupare, è una bischerata. Sì, diciamo. Sì e ven via. Ecco. Sì e ven via. Però un conto è che se certo. il sì e ven via viene detto dal medico curante. Certo. Un conto è se il sì e ven via viene detto o dall'amico, tra virgolette, o dal conoscente, o, cosa molto molto più grave, perché oggi diciamo con la rete da questo punto di vista nel bene e nel male siamo tutti schiavi di questa ragnatela del web, di questa ragnatela detta in maniera proprio all'italiana. Ecco, sicuramente il web può aiutare più che altro a, diciamo, avere più coscienza di quello che uno può percepire, ma non fidarsi assolutamente del web, perché dentro il web ci può stare il buono e il po' buono, e spesso e volentieri è più facile che ci sia il po' buono. Esatto, e poi uno dovrebbe interpretare se sono testi scritti per medici, insomma. Ci vuole un background che spesso e volentieri... Il fai da te non va bene in nessun modo, figuriamoci poi in medicina. Nella maniera più Allora, assoluta. Ringraziamo davvero per essere stato con noi, professor Natali, grazie davvero, è stato un piacere, ci ritroveremo presto, tanto ha già preso gli appuntamenti, quindi lo ritroveremo con piacere a linea diretta. Grazie.